Vive di che 602 per via Nord Milano, Officina Meccanica di Milano 1129. Tivo parte del gruppo 600 costituito in 6 unità dell'Officina OM, per meccanica di Milano di Città per Porta Elettrica, il primo 4 luglio 1928, del Museo dell'Industria e del Lavoro Saronnese. Hai visto? Hai visto o no? Non andiamo a dirci qualche cosa lì alla stazione? Ehi, vai dentro, l'ho già visto 100 volte. Ti ho chiesto la matita, ma è andato qua. Bisogna aprire la mobilità. Forse ci sarà. Grazie. Carrozza, museo. Carro merci coperto, Rio Nord 1107. Emilio? 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 Dopo entra qua. Sempre per mantenere la pubblica 122 tirato. Sì, dai. È già funzionante? È già funzionante. Allora, qui abbiamo un contenitore con le matrici, che sono queste. Ok. Con tutte le lettere, tutte queste. Se tu vuoi fare saloni, qua, ronno... Non puoi dire. Quindi tu fai no. Componi... Ma queste qua dov'è che sono? Sono qua dentro. Il contenitore delle matrici dove hai detto che è? Come? Il contenitore delle matrici. Questo qua. Guarda. Chiaramente ogni matrice ha forma diversa. È una lettera diversa. Eh sì, ma... Ah, la matrice sono queste matrici. È fatta diversamente una dall'altra, no? E beh... Sono uguali. Sono fatte come sagoma uguale, però cambia la lettera. E come fa a cambiare? Sono pezzi per... Ma se sono tutte uguali... Ma solo la lettera, ma è furbun. Lettera davanti... No, io ho battuto A, O, I, vedi? Ah, ok, sono scritte qua, non le vedevo. Vedi che... È di sì, 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 di qui sono diverse. Allora, mannaggia te! Ed è perito elettrotecnico, Perito elettrotecnico? In automazione. Ma non le avevo mai viste. Allora, vedi, io battendo qui... Sono diverse di fianco. Okay. Sono diverse di spessore. Perché la I è più di quella della R. Ok? Questa è un trusolo, che adesso non va per tanti motivi, quello lì, contenente una lega di piombo. Una lega. Piombo, stagno e timonio. Quando io ho composto la riga che io voglio dopo andare su altre macchine e stampare, la mando via, avviene una stampata e alla fine mi esce una riga come questa. Più o meno grossa, dipende dal carattere, o più o meno lunga, dipende dalle regolazioni. Se tu fai alla fine una riga così. Questa è te la fila, ma che bello. Con quello che tu hai composto. Vedete cosa tu? Alla fine ottieni una riga così, che una riga vicino all'altra prepari la pagina per andare su altre macchine e stampare. Pensa che... Erano già avanti, del 1912.
Pensa che io nel 1970 facevo la retrostampa della Digital Equipment e è stato il primo a parlare dei piccoli computer per uso tipografico, e hanno cominciato a usare quelli della sera. Poi alla fine fatta la rissa. Fonde, riprende e le rimette al suo posto. Come fanno? Visto che tu sei un ragazzo che hai studiato, secondo te? In malo modo, siete in malo modo. Come fanno a fare che? Come fa ognuno andare, la I andare nella I, la E andare nella E, la M nella M? Non so. Secondo te? Non so. Allora, a seconda dello spessore, no. Allora, adesso ti faccio vedere un'altra cosa. Poi te lo dico, Poi. Prendo per esempio, ecco qui, vedi, ci sono tutte le lettere o le matrici, di segni, simboli, ok, che non fanno parte della tastiera. Ok. Se io lo inserisco, per esempio, metto una E commerciale. Vedo, la E commerciale. Sì, ho capito qual è. E la metto a mano. Poi riempio la mia riga. Sì. Quella E commerciale scende qui, non va dentro lì. Ok? Poi te lo dico. Se fai il bravo. Se fai il bravo. E dimostra di capire. Senta che mica. Ma cos'è? Sono la roba tedesca, no? Cos'è che chi è? L'inventore è un tedesco. Sempre loro, sì. Hai visto il cibo? È vero. Dove mi occhi i capelli? Se no non te lo dico. Doppio. Allora, prendiamo ancora lei commerciale. Lo vedi i dentini? Mentre queste, che sono queste, vedi che ne manca? No. Manca il dentino. Manca dei dentini. E è una combinazione che questa va a finire nel suo canale. Allora, è facile, no? Sì. Scusi, quando risale questa macchina qua? Nel 1530, no? No, l'hanno inventata nel 1900. Turca. Che alto livello di tecnologia, eh? Una volta. Allora, hai capito? Sì. Poi facendo questo lavoro qua, cambio carattere. Questa macchina ne porta tre, però posso prendere questo, toglierlo e metterne un altro. Capito? Porta. Guarda lì. Te li sono tre contenitori, uno, due e uno, tre. Se faccio così cambia carattere. E ok, ma questo che carattere porta? È quelli che scegli tu. È quelli che vuoi mettere tu. Fai Helvetica, Bodoni, Garamond. Garamond, bravo. Century. Siamo? Adesso lo rimettiamo qui perché così la gente vede com'è il movimento al giro. Hai capito? Poi il computer, dal computer, cioè, ha copiato un po' di questa roba qui. Adesso sto mettendo a posto perché c'era qualche problema, se no non andava. Però è molto delicata, quindi siamo intanto si incerta, E se non lo sai usare, cavolo, è una magia questa macchina, Ok. Io ho imparato a mettersi mano 50 anni fa. Io l'ho smontato, questa è stata che l'ho smontato pezzo per pezzo e rimontato e messo a posto. Che bravo che è. Complimenti. Adesso mandiamo via queste matrici. Ok. Va bene. Hai visto? Ok, dai, grazie. Guarda che sei sempre in crisi di un caffè che devi offrire. Caffè. Va bene, la ringrazio molto, Buona prosecuzione, arrivederla, buonasera. Andiamo a vedere quell'altra a Milano, quel Corimma. Usciamo di qua, dove vuoi?
A proposito, Emilio, poi entra un secondo, è interessante la... Guarda che abbiamo visto la... Sì, è del lavoro del Saronese. Questo riflesso si è mai a capire? Quella è tutta la rete della Lombardia, diciamo. No, della rete Ferrovie Nord. È Ferrovie Nord, ho capito. Capito. Meraviglioso, eh? Grazie. Prego. Un po' che cittiglio mi penso. Devo dare il nome? Siamo degli sforzi alla fine del XV secolo.